Non troppo entusiasmo, amore. Non troppo entusiasmo sull'altalena. Bravo, così. Mati, basta, Mati, Mati, vai là. Bravo, bravo, bravo. Ti devo aiutare? Aspetta che arrivo. Non riesco più. Fa? Vabbè, cioè, devi fare il figo. Ok, quindi è una cosa di tibie, giusto? No. Allora, devo prima visualizzare il movimento. Dai. Ok, l'ho visualizzato. Visualizzalo prima che ti ci manda a fanculo. Sicuramente non ce la faccio, Vai. vado. Ginnasta vita. Minchia, non riesco, cazzo, Dai. niente. Papà. Grazie che vieni anche le lenti, grazie, amore. Servizio di polizia. Cattivello. Parlerò di una cosa seria, quindi non badate alla maglietta piena di bava di mio figlio, mista quella del cane, penso. Allora, la cosa che volevo raccontarvi è il motivo che c'è dietro questa scrittura di un libro per bambini. Non l'ho scritto per mio figlio, ma l'ho scritto per mia moglie, per introdurla al magico mondo della lettura. Scherzi a parte, mi è appena arrivata la copia ufficiale. Come vi ho raccontato ieri, questo libro sostiene la e-Lollus per la cura dei tumori infantili e la prevenzione. E posso farvi vedere un po' di questo libro. È la prima volta che lo sfoglio, insieme a voi. Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato. Ma che figata! Dai, ma perché? Perché devi rompere le palle? È possibile fare il preordine del libro da questo momento su Amazon, vi metto il link qua sotto. E indipendentemente dall'attività benefica, ci tengo a sapere se vi piace perché è un progetto che in realtà ho preso abbastanza seriamente. Dai, ma siete stronzi, eh! Dai, sto parlando di una cosa seria! Hi guys, I'm Chiara Ferragni, volevo dirvi che è uscito il fantastico libro di mio marito, Quando sarai grande, libro per bambini. È possibile preordinarlo da ora su Amazon, fate swipe up, e in più volevo dirvi che tutte le borse dietro di me sono false. Vorrei anche proporvi una cosa, quando avrete il libro in mano e lo farete leggere ai vostri figli, fratelli più piccoli, nipoti, se mi mandate dei video con le loro reaction per sapere qual è il feedback, che è il feedback migliore e più trasparente e sincero che si possa avere, perché so che sembra una banalità retorica, però scrivere un libro per bambini è difficile. Ultima storia, poi la smetto di asciugarvi, promesso, ma sono veramente troppo proud io di questo progetto. Quando sarai grande, libro per bambini, storie curate da me, illustrazioni di Andrea Zoli. Potete preordinarlo da ora su Amazon e questo libro sostiene la e-Lollus. Mia moglie si è convinta che a nostro figlio piace il Re Leone perché si chiama Leone. La verità è che non gliene frega niente. No, amore, sei tu più stupita di lui, cioè, lui proprio non gliene frega una mazza. Cioè, non è che deve per forza.
tutti i ringraziamenti che ho fatto per il tour, ovviamente mi perdo sempre dei pezzi per strada e mi sono dimenticato di ringraziare lo sponsor che ha supportato maggiormente il tour e ha permesso ai fan di fare dei meet and greet e degli incontri prima dei concerti. Quindi grazie Actimel, numeri 1. Sono sempre più convinto che piacciono più a te queste cose che a lui. Stop. Rimetti a posto la candela. Rimettila a posto qua. Bravo. No. Leone, guardami. Guardami, Leone, bravo, mettilo a posto qua, mettilo a posto, bravo, rimetti a posto la candela, bravo, no, bravo, scusi lei, dove pensa di andare, dove vai, eh? Dove vai? Allora ragazzi, devo farvi un errata corrige per quanto riguarda l'attività benefica legata al libro, perché ieri ho generalizzato forse un po' troppo dicendovi che la Illollus si occupa genericamente di prevenzione di tumori infantili. In realtà non è così, si occupa nello specifico della ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica. Io facevo l'errore di convogliare la ricerca nella branca della prevenzione. Ecco, era giusto dirvelo e questo. Intanto ci tenevo a ringraziarvi perché il mio primo libro per bambini è primo tra i libri più venduti su Amazon, potete preordinarlo, vi lascio il link qua sotto, fate swipe up e vi spiego una cosa. Allora, siccome stiamo organizzando un evento di lettura privata per genitori, parenti e bambini dai 4 ai 6 anni mi pare, dovreste pubblicare un disegno insieme al vostro figlio, nipote, fratello più piccolo con l'hashtag Fedez quando sarai grande, taggare Fabri Editore e verrete selezionati per questa lettura privata insieme a me e Elena Santarelli. Il caso ve lo steste chiedendo, probabilmente no, ma sti cavoli, la risposta è sì, ho una costellazione di capelli bianchi, quindi mi serve urgentemente una pipa, una sedia d'ondolo e una coperta di flanella, preferibilmente con fantasia scozzese, per completare il kit del vecchio di merda. Pimpato in maniera sobria ed elegante, come solo io posso fare, devo dire raga che è veramente una figata, però voglio dire ragazzi di Samsung, muovetevi a mettere la modalità Instagram anche su questo. Questa settimana sto ascoltando in radio solo Ceschiello a RDS Next, vi prego ascoltatevelo perché volate via. C'è anche il mio amico Danny Laum che fa un programma di streetwear molto figo, quindi in bocca al lupo amici miei. Leo non mi hai ancora dedicato un super lancio, bravo amore, bravo, dammi sto 5 alto. Bravo, dammi sto 5 alto, bravo. 5 alto? 5 alto amore? 5 alto? Grazie, grazie mille amore mio.
masticando. Amici, devo finire di masticare. Diretta alle 7:30. Diretta. Ferragnez. Cenetta cucinata da mia moglie, materie prime reperite solo a chilometro zero, nel senso che è andata a prendere da mangiare nel ristorante sotto casa nostra. Sono sempre felice quando vengono i miei cognati a casa, perché così posso sfidarli ad NBA e finalmente posso vincere contro qualcuno. Metti su FIFA, va là. Bah, a FIFA io non ci gioco a FIFA. Alla fine abbiamo optato per FIFA. Bibi. Bella Bibi. Abbiamo deciso che giocheremo Juventus-Ajax. Raga, ma perché tutti lo chiamano Ken? Non si legge Kin? Kin, non è Ken. Io lo chiamo Kin, ok? Kin. Kin. Ragazzi, ho vinto. 4-1, io avevo l'Ajax. Mamma mia, sei proprio una pippa. Sei proprio una pippa, mamma mia. Mi sta aspettando Uber, muoviti. Ho capito, 80 kg, 5x5. Lasciami. 2, 1, via. Guarda, che testosterone qua. Bravo amore. Vai. Vai. Aspetta. Cattivello.
Vai, vai, Michi. Vai. Bravo, amore. Dovevo fare di labo. Ciao guys, I'm going back home to Leo. It's 5, I finished early today. Then my dad and my sister are coming over for dinner. So we're having a family dinner before leaving on Saturday. Bravo amore! Bravo amore! Vai da solo, bravo! Amore, bravo! Qui ancora, altro ponte, arrivo! Quasi tutti i giorni, offete! Sotto! Quasi sotto! Sotto dinner, sushi dinner con papà giù, eh. E il parentado. No. Ma se ci giochi? I cognati! E Leo? Cioè, non è che devi... Lì, ecco. Lanci, amore? Guarda che butta giù. Ciao, amore! Lina 1. Sorellina 2 e i cognati. Metto Kim, perché non mi metto Kim? Che cazzo si chiama?